Senti come fischia bello sto cardillo, Adrià. L'ho inciso apposta per te. Ma com'è possibile, dico io? Una voce luzzo che ti dico brutto. Tutto spannacchiato. La testa girata, l'occhio a fuori. Dice una razza in via di estinzione. Ma una cosa così brutta non è meglio che si estingua. 200 euro gli ho cercato a migliaccio. Mi sono vergognato. Beh, quello valeva più di 10.000 euro. Comunque, come vuoi, come non vuoi, cara Adriana, con me sei stupardino. Pure se sono sempre stato un forestale rispettato, mi hanno licenziato. Si ha mangiato tutto il camillucci me, che l'ho mai niente. Prima si abboffa i canne e poi si mangia tutto il camillucci me. Oh. Pronto? Primaria cosa? Il camilluccio tripla farcitura che stava in tuo frigorifero.
il tuo paccaraggione. E la scatola d'arancione, sì signor. Te l'hai mangiata tu? No, che forse qualcheduna. Forse qualcheduna? 10 erano e meglio e 10 erano e toia. Invece ti sei mangiato tutto pacca convenienza tu. E vabbè, mo che torni, che andiamo a capace a catti camelluccio. E come si muscia? Pronto? Tanti auguri. Una, due. E una, due. E tre. Buongiorno. Maresciallo, maresciallo, ma stati in permesso? Mi hanno licenziato, non a te. Oh, mi dispiace, veramente mi dispiace. Purtroppo, cose che succedono. E come no? Come no? Agostino, mio nipote, lavorava nei frigoriferi, la Gelogas, una ditta importante. Belle punte l'hanno licenziato. Dice che si rubava i pezzi, si li portava a casa per riparare. Fanno quello che vogliono loro, ci sta niente da fare. Ma me te no, c'è un luzzo come a chiesto, mi hanno licenziato a me. Ma chi sta è pure Bollillo, mio faceva schifo però. Bollillo? 5.000 euro sta solo box antirapina. 5.000 euro. Se mi posso permettere di darvi un consiglio. Voi vi state fissando un poco troppo assai con queste macchinette. Perché non vi fate un giro da Mimì? Chi Mimì? Il chimico. Il fratello di Sabatino, il farmacista. Ha prodotto un antidepressivo artigianale. Una cosa veramente di qualità. Veramente fate? Fatevi un giro da Mimì. Fatti da me. Come vanno le cose, Micheli, tutto a posto? Grazie a Nolano il lavoro non manca, per fortuna. Oh, com'è bravo sto manager. Bravissimo proprio. Te ne tante chili contatto. Però, come devo dire, sto nata un in crisi, babbo. Costrato, intendo. Ma è troppo soggetta a sti crisi, babbo. Ti ha calmato, ti fa male. Tutti scemi che lo vogliono. È inconcludente, evasivo proprio. E poi sa buffe canna. È un artista.
Signor Mimì, cardinale. Piacere. Signor Mimì, mi dovete aiutare. Io ho bisogno di qualcosa, ma non sono pazzo, eh. Cioè, parlo con una persona defunta, però sono consapevole di quello che faccio. Io lo so che non mi può rispondere. E certo, è logico. Oh, quello che mia figlia non capisce è che il pazzo non è quello che parla con il defunto, il pazzo è quello che si aspetta che gli rispondano. Io lo so che non mi può rispondere. Siete solo stressato, signor cardinale. Stressato? Molto stressato, però. Ah. Ora, tutta la farmaceutica ufficiale, in un caso come il vostro, vi direbbe andate. Ma, alla Samsa, l'approccio mio, laddove c'è il malessere, là intervengo chimicamente. Facciamo così. Via depresse mille mattina e sera per 3 settimane. Soffrite di qualche patologia? Malattie? Morbillo, varicella, queste cose qua, ma per il resto... Perfetto. Stai calmo, 500, sempre mattina e sera. 1 e 1. Teniamoci in contatto telefonico. Voglio dire, casomai qualche spiacevole effetto collaterale, non esitate. Rispondo anche fino a tardi. Quale collaterale? Sono 70 euro. Oh. Ma magari qualche nausea, qualche insonnia, qualche mal di testa in più. Le prime volte. Poi vi abituate. Oh, oh, oh. 70. Danzolata buono, noi fogliamo maresciallo. Buongiorno, Sasà. Per quella lampada cimiteriale a basso consumo? Ancora niente, maresciallo. Se avessi a girare per il cimitero. Ma. Ti dici no, il cuore solo, il cuore. Toglila di là, quella va isolata. Trattasi di una cattiva nutrice e potrebbe contaminare le altre. Scusate, ma come fate? Voglio dire, solo guardandola. Ad asserire con tanta sicurezza. Maresciallo, la cattiva nutrice ha momenti isterica, priva di senso, saltella, senza uno scopo, senza una logica. È inadatta alla procreazione. Ma ciò che è peggio è che è contagiosa. Ragion per cui va isolata assolutamente dalle altre. Ecco. Vado da mio suocero. Stai facendo loro? No, non buona cantare, loro un po' di caffè. Che cosa sa? Caffè. A caffè? Sì. Io dallo, io dallo. Ho perso il lavoro. Chi lo sa perché, ma lo sapevo già. €200 ho ricavato. Io non avevo idea di tutto sto valore. Un esemplare che per meno di 10.000 euro non te lo fanno vedere nemmeno in fotografia. Ma io l'ho fatto anche per grazia. Lo sapete, quella vuole l'intervento estetico, là, quella liposoluzione finale che dice lei. La liposoluzione finale? Grazie, è bellissima con me. Ci sono tante ragazze un po' grosse di carriere, come no? La verità è che sei caduta nel vizio del gioco e non sai più come fare per uscirtene. E per pagare i debiti ti vendi gli uccelli sotto sequestro. Quello sono tutti specie protette ormai. Godono di una legislazione troppo favorevole, stiamo su Luz, troppo. Sono protette politicamente, è logica. Ma sai parare una lezza tu, eh? Uno zimbello lo sai legare. Sequestrare e vendere, anzi svendere, è troppo facile, no? Incomincia a venire appresso a noi, a vedere come si fa questo mestiere. E poi man mano vedrai che ne caverai anche qualcosa di soldi. Soldi! Soldi! Scusa. Pronto? Antonino. Oh, dottor Capire, come è stato? Tutto bene? Tutto bene, tutto
Sì, no, no, veramente qua stiamo un pochettino tutti quanti, tutto sotto stress, ecco. E, insomma, non siamo più ragazzini. Vabbè, ho capito che non siamo più ragazzini. L'importante però è che gli facciamo prendere il volo a sti 200 cardellini. Mi raccomando, Antoni. Va bene. Tanto, Adrià, abbiamo capito che alternative non ce ne stanno. Del resto poi tuo padre lo fa da tanti anni. Da luogo che spaventi guarda lì. Dove corri? Verbalizzate da un collega. Io ho un decoro. Non mettetemi qua più grossi, fermati. Ma già sulla verbalizza, ferma. Ma voi mi garantite che è ancora in vita, giusto? Al momento. Va bene, allora trovo qualcuno che mi accompagni e arrivo in ospedale, va bene. Strato, sta babbuccio in fin di vita all'ospedale. Strato, e che ammazza muovere! Strato, sta tutta intagliata, chi sta? Sei drogata, tu! Come ti senti? Depricitata, è logico. È logico. Ma come hai detto caposala che fai uso di droghe sintetiche? Ma per l'amor di Dio, è un malinteso. Mimì, il fratello del dottore De Maggio. Sabatino, farmacista. Beh? Mi ha prescritto certi antidepressivi suoi. Mimì, ma perché dottore quello? È preparato,
a livello di chimica, queste cose qua. È stato ricoverato diverse volte per problemi nervosi. Non tiene nessuna laurea per fare queste cose qua. Vabbè, comunque. Ma non voglio fare polemica. Proprio adesso che devi stare sereno e riposato. Anzi, io lo stavo pensando proprio mentre venivo qua. E babbo, io questo mestiere sto spesso in giro. Ormai tu tieni pure una certa età ed è chiaro che non puoi stare solo tu. Mo te piglia una badante, secondo me. Mi hanno licenziato, grazie. Oh, ma non è tu così me lo dici? Una cosa di questa gravità? E mi ha già fatto venire infarto, più di questo. Ma com'è stata? Ancora questi cartellini? Ma non mi avevi detto che... Io non lo sapevo che era un coso pregiato, protetto. Non tocca niente. Mi fermano all'occhio. Lascia sta. Infermiera! Porto da chi? Hai verificato? L'avvocato Sardi l'ha confermato. Sta senza stipendio, ma quando scatta la pensione non gliela possono togliere. E quando scatta pensione? Un anno e mezzo ancora. Un anno e mezzo? È tanto tempo, eh? Ma ce l'ha soldi? Io sto lavorando abbastanza bene, ringraziando Dio. È logico, sanno a stringere i rientri. Allora, ce l'ho ragazza che sposerebbe volentieri. Non conosco personalmente, ma mi dicono carina, brava a casa, pulita, finché è vivo. Poi, pensione di reversibilità, no? Metà. O 50% spetta a me. Io propongo. Poi, eventualmente, se fa accordo, tutto scritto bene. Cafiere insiste ancora per i 200 cartellini in capo a un mese. Ma come si fa? Come stiamo combinati è impossibile. E sa da fa pure capaci. Pippo Palatù. O Furnato. Conosci i posti, alla tecnica, all'esperienza. Un pervertito. Uno che ha avuto rapporti intimi con le galline e se ne vanta pure. Ma vi rendete conto? Anch'io provo un profondo disgusto per queste cose. Ma sono cose che riguardano la sua vita privata. Noi dobbiamo abbadare al lato professionale. Quelle povere galline si potessero parlare. Sapete, no? Io sto sviluppando un'app che traduce i versi degli animali in linguaggio umano. Ancora poco tempo. Sapremo cosa ne pensano le gallinelle di Pippo Paladone. Come no, come no. E di Pasquale che ne facciamo? E lo portiamo con noi e mano a mano lo formiamo. Sasà, ci vai a parlare tu con Paladone? Ci posso provare. Pippo. Buongiorno, signor Sasà. A che devo questo onore mattutino? Voglia di palatone bello caldo caldo? No, grazie. Ho fatto già colazione. Ah, e allora in quanto a questo ditemi tutto. Di che si tratta, signor Sasà? Signor Pippo, voi già sapete come la penso sulla vostra vita privata. Ma come cardellaro nessuno può mettere in dubbio la vostra competenza professionale. Grazie, grazie. È l'amore per gli animali che mi ha sempre proprio... Quest'amore... Guardate, io non vi nascondo che sotto questo aspetto voi mi fate proprio schifo. Ma che state dicendo? Di che state parlando? Perdonatemi. Il dottor Cafiero lo conoscete? Il dottor Cafiero? E come no? Ci ha ordinato 200 cardilli da pitturare per un camuffo e abbiamo un mese di tempo poco più. È solo voi con la vostra competenza professionale. 200 cardilli in un mese? È poco più. Non è una cosa facile, signor Sasà. Ci dobbiamo spostare, sa da viaggiare. Ma si può fare. Con un poco di impegno si può fare. Questi sono per voi. Io invece vi ho portato un cardelluccio, voi mettete a Capoliet, vi tiene compagnia. Non si possono tenere gli uccellini qua dentro. A proposito, il professore è già passato per la visita. Stamattina, sì. Che ti ha detto? Niente, dice, sorridete che l'avete scampata per un soffio.
Voi ci avete il cuore un poco malandatuccio. È un poco più piccolo della norma. Dice, un cuore da uccellino. Uccellino! Insomma, altri 5 minuti e stavate al cimitero, eccetera, eccetera, questo tenore qua. State positiva. Almeno da vivo, voglio dire. Papà, buongiorno. Buongiorno. Ti volevo dire, adesso che il peggio è passato, forse è meglio che ci parliamo un pochettino più apertamente, no? È giusto. Tanto per cominciare. Sul Floriana te la ricordi, sì? Ma sembrava tanto una brava donna. Bravissima, come no? Lei e madre Giordana si spogliavano nude e facevano le sensualità tra di loro. Non ti ho creduto, lo so. Forse che mamma era morta da poco, pensavo alla tua fantasia un pochettino turbata. E risvolto psicologico? Dove lo metti? Io ho assistito alla mia età ad una scena che non avrei mai dovuto assistere. Poi per reazione il metabolismo è impazzito. Io sono arrivata a 90 e passa chili. Fra due religiose. Tu mangi pure parecchio, però. E invece il TFR che mi avevi promesso? Chi se lo mangia? I gioielli mamma. O cannelliere la prima comunione. Tutto ti sei mangiato con quelle macchinette. Tutto! Pure il lavoro. Hai ragione che mo non ti posso urlare perché stai infartuato. Non è consigliabile, no. Ok. Olga, a moglie Rattilio, ti trovo una rumena amica sua. In che senso? Io devo intensificare le serate. Tu ti sei ammalato e dopo un infarto come il tuo non si scherza. Io non ti posso seguire come si deve, la badante non la possiamo pagare, perciò... Te la sposi? Ma come me la sposo? Ma che significa? Un matrimonio di convenienza. Io tengo 63 anni, appena. Sono completamente autosufficiente. Non sei autosufficiente, Pasquale. Devi darti una mossa. Torna ad essere la guardia forestale rispettata da tutti. Ehi, sa, c'è troppo ritorno. Troppo ritorno. No, va buono, che lei ha mandato? La mia cantante preferita. Sì, tanto lo so che lo dici a tutte. A tutte chi? Che dici? Guarda che ho parlato con Lillo Cinestro. Quella cosa per fare un'amicizia a me, volendo si potrebbe fare. Wow, bellissimo, e tocco si mo dice. Già chi? Ma una giacchetta e più sbarazzina è nata lì, no? Ma ne parliamo proprio, gliel'ho detto pure io, ma... Questa è Lino Barbuti. E chi è? O sartoriale più emergente di Caivano. Ma quindi eventualmente... Il finanziamento con la cessione del quinto lo accetterebbero pure? Sì, signore. In genere non lo fanno, ma per rispetto a me. Allora, ricapitoliamo. Sacra del fungo porcino a Cusano Mutri. Sacra della pappardella al cinghiale a Orta di Atella. Lenticchie a Ventotene, salumi tipici da Tripard. Per finire, castagna ad Avella. Così avanti non possiamo andare più. Siamo troppo diversi, Stratù. Mi so dinamica, tu sei troppo passiva, è carattere, è inutile che ci pigliamo in giro. Giù passivo, 4 anni, 37 pezzi nuovi,
tutti i periodi del carcere raccontati in due CD. Ma appena trovo un'edizione musicale che mi capisce, anzi so fa sì. Cioè, non lo so, insomma, ho bisogno di una pausa di riflessione. Ho bisogno dei miei spazi. I tuoi spazi? Ehi? A dove vai a dormire? Lo sai che non tengo nessuno che... Ma io non mi posso sentire ricattata moralmente perché tu vai a finire sana a strato. Non è giusto. Vabbè, fammi organizzare. Tempo di trovare una soluzione temporanea. La soluzione temporanea è che... te ne vai a dormire in camera con Babbuccio. Ho bisogno di stare un pochettino da sola con me stessa. Ho bisogno di riflettere. Per me non stanno problemi. Il tuo corpo è già sexy, se tu ti senti sexy. Se vuoi piacere a uomini, a tanti uomini piacciono se in abbondante. Ma anche con Babbo. Cioè, voglio dire, quello ha avuto un infarto e io mi metto a pensare alla chirurgia estetica, a rendere il mio corpo più aggressivo, più sensuale. Ma non è giusto, no? Anche se tu nati che abbondante, a tanti uomini piacciono nati che abbondante. Hai già capito? Ci siamo lasciati. E come al solito. Definitivo. Questa volta definitivo. E ma pure l'altra cioè, volta. Cioè, si è voluto dire una pausa e riflessione. Ma fondamentalmente non si è parato e a dormire. Per cui... temporaneamente. Si appoggia in da camera con te. Come con me? Pochi giorni. Il tempo che si sistema da qualche amico suo musicista. Sposa me, la pensione metà e metà, ho fidanzato due rindolietta mia. Temporaneamente. Ma io sono infartuato, ho bisogno di tranquillità, di privacy. È una fase, babbo. Ho vire che tutto si acconci. No. Che significa che mi devo abituare? Due o tre giorni che si sistema e poi lo sbatto. Fuochi fatui. Avevo sentito dire, ma mai avevo visto. È stata la signora Cinque Grana, la lapide a fianco. Pure il salumiere Gherardini si è lamentato. A quest'ora non possiamo parlare. Ma fastidio a tutto quanto. Devo incontrare questa rumena. Mi metto in casa una che aspetta la morte mia. Spiega Angela a tua figlia. Vieni là in sogno, fai qualcosa.
no me la devo sposare. Hai capito? Io poi non voglio sapere niente. Tocchitura quasi pronta, eh? Intanto due dita palica. È una specie di grappa un poco più forte. La grappa prima di mangiare? No, per io... carità. Io magari due dita per gradire. Pasqua. Masca, vecchio! Ma avete ragione, io stavo così positivo con queste idee di mia figlia. Masca, parliamoci chiaro. La vecchia è una brutta bestia. Un domani che voi perdete l'autosufficienza, una catena dentiera da sciacquare, una sedia a rotelle, non si sapeva mai, Masca. Vabbè, mamma, non esageriamo però. Mettete il pezzettino di Giado Iosca, va vicino, ha portato Giorgiana, va benissimo. Sono solito alcolizzato, muori su fegato. E tu, voi, tu scusami, sei proprio rumena rumena o...? Sì, sì, rumena rumena. Rumena di Roma. Eh? Iam, dici qualcosa, fanno poche conversazioni. Bella Romania. Sei stato? No, ci vo... immagino. Parli bene italiano. Vado a controllare tocchitura, eh? Torno subito. No, bene, no. Ho imparato dalla televisione italiana. Reality, Isola dei VIP. Hai tanto allegri. Ah, è bellissimo, io adoro l'isola. Amore, avventura, tradimenti. Chi lo tradimento si porta assai ultimamente, no? E può capitare, lo sappiamo, no? Poi moralmente è logico, ci avesse ma fu scrupolo. Un scrupolo. Tu sei solo tu sopra un'isola nuda, con uno davanti pieno di tatuaggi, muscoli dappertutto, che fai? La tentazione ci sta, è normale. I muscoli, i tatuaggi. Potendo pure io i tatuaggi. I muscoli no, però. Volendo. Un po' di allenamento si fa. Allenamento. Per tocchitura ancora 5 minuti. Allora, Pasquale, io dico così, se per te va bene. Domani fate passeggiata di conoscenza. Aranciata, gelato. E poi, dopodomani, se va comune, per matrimonio. Già dopodomani? Perfetto, no? Potete andare da Gelogel, fa una nocciola che è la fine del mondo. Ecco. Signor Olga, non mi dite niente, due dita di quella palinca pure a me. Bravo, Pasquale! Mamma mia bella! Fuoco! Ma come è possibile? Giramente di lei? No, no. Due bottiglie ti sei fatto di quella grappa. Poi non era neanche grappa, ma che era? Pibigas, kerosene. Mamma, che brucio di stomaco. Era un po' forte, sì, ma anzi. Mi sta aiutando a riflettere, vi dico la verità. Ma che devi riflettere? Io lo so che voi mi volete bene, ma... Oh. Ma comincio a capire che ormai sono di troppo. Oh, ma non lo dire nemmeno. Questa rumena si prenderà il mio posto qui, accanto a voi. Che facciamo? Mettiamo il lettino ai piedi del letto? In fondo il posto ci starebbe pure. Tanto il matrimonio è finto, mica dovete... Te ne devi andare! È un poco di dignità! Rifatti una vita! Dico io, con tutti gli amici musicisti che hai, mi facevi i furti nei capannoni industriali. Materiale elettrico, connettore, cavetteria. Ragione per cui Anello, Pisciotto, Gigino Mocerino sono tutti quanti in galera. E la musica, figurate, mi sapono proprio. Sposati a una rumena. Non ti sopporto più.
Domani mattina mi devo risvegliare alle 5. Facciamo ci sta portando, chi sta ne? Ti chitate, tacca tu con la tutta quella carne porca che mi balla nello stomaco. Quella è pesantuccia la cucina rumena, lo so, io ormai mi sono abituato, ma qua stanno le persone anziane. Ma quanta manca ancora? Quell'anno, qualche giorno chissà ci mangiava. Si svegliava alle 5 del mattino per raccogliere insalate. Poi il padre morì e lo mise a fare il pastore insieme allo zio che pure morì. Ecco, che allora il ragazzo diventò garzone, garzone del nonno che faceva un panettiere. Vuole sapere perché lo chiamano palatone? Specializzata nel palatone. Oppure... Lasciate stare. Voi siete troppo ingenui. Laggiù, vedete? Oltre quell'allevamento di pollame, siamo quasi arrivati. Manca ancora poco. È come se avesse un sesto senso. Come quelli che trovano l'acqua con la mazzarella. La mazzarella. Antoni, sentite che dice vostro genio. Lascio stare. Pi 19, in totale sono 19. Non male direi, no? Altri 10 parate di rezza ed è fatta. Ve l'avevo detto io che Pippo Palatone sapeva il fatto suo. Effettivamente, sa Pippo Palatone, Ecco, ne vallene. Due asciute, mio. Ehi, allà. Guarda chi sta, guarda come canta. No. Guarda chi sta. No, chi sta canta. Oh, ma è di se Claudio Vino. Ci sta pure Domingo, Caruso. Ehi. Andiamo, fate un tentativo, vediamo se oggi la fortuna vi assiste. Ehi, Miro, tu stai qua. Questo è un Claudio Villa eccezionale, la cantata te la fa senza rotti. 10.000 euro e non un euro di meno. Andiamo bene, andiamo. Blebizio, cazzi. Con Attilio. Ah, il maresciallo sta con noi. Sta bene. Andiamo, andiamo. Pizio. Buongiorno. Prego, prendi quello che piace. Abbiamo Pavarotti, Murolo, Modugno, Pino Mauro. 50 euro sul muro. A me. Ma è andato? Ma fatta ruffia da male. Ma fatta completa. Ma mica andato, stamattina è andato. Sono una chiave. Qua sono 200 euro. Grazie. Ma mi sono buttato, così a intuito. Voi dovete seguire l'istinto, ve l'ho detto. Buonanotte. Mamma mia. Chi sei un cardile passato? Lo volete sentire? Che volete fare? Scommattino. Lo faccio sentire. 300 euro. Ma lo faccio sentire. Oh, ha fatto la chiusura della passata. E che diamo? Oh, è che giornata che è sciarata. Mamma mia. Sono entrato con 50 euro, sono uscito con 2.250. Quando Nino dice che non capisce, rientra facendo.
effettivamente voi il talento lo tenete. Io so cantare, lo facevo da ragazzo nelle sagre come mia figlia. Allora subito lo capisco se il cardellino ti ha nota dritto oppure no, zible blep zio con la zipola, si areggio va a viente, è un fatto musicale. E insomma, è come se ci capissimo fra me e loro. Stanno un po' la stessa tonalità. Sì, che le fosse bella. D'altra parte voi parlate con vostra moglie morta. E praticamente voi un potere lo dovete tenere, un potere paranormale. Che le due cose, o tenete potere o siete pazzi. Non è potere, come va già a dicere, è sensibilità, ecco. Madonna Rupalumma. Cerchiamo di essere anche un po' positivo, perché la squadra ci sta. La squadra c'è tutta, ma la positività in questo momento ce la può dare solo qualche pasticchetta di Mimì. La pasticchetta di Mimì? La già chiamà Mimì? Se guardiamo ai fatti, sappiamo che Tramontano scende per vendere 200 cardellini bianchi a Giuffrida. E Giuffrida sappiamo tutti quanti che di professione fu schiattamurta. Vero, Ati? Noi dobbiamo mettere da parte la superstizione e tutte cose e dobbiamo giudicare i fatti. E i fatti sono che questa 83 anni viene fino al mobilificio Pagliarella. Lui è quel badanda che si porta a piezza. Che bella compagnia. Ma i gusti degli altri sono un fatto privato. Non è che ci possiamo mettere a fare la discriminazione sessuale proprio di noi. Evitiamo che teniamo morti in da casa. Sentite, io devo precisare una cosa però, Quello che pensate tutti quanti di me, io lo so. Sì, lo so. Ma che volete? È stato un periodo della mia vita, no? Azz! 5 anni di pastorizia non sono uno scherzo per nessuno. Ehi, e non ci interessa. Ma come ve lo devo dire? Vabbè, ma una gallina però. Vabbè, ma tante volte però. E basta però. Siamo qua per lavorare o può parlare Zuzzi Maria e su Cristiano? Basta. Adesso concentriamoci tutti sulla dinamica e la programmazione. A ti! Buono! Quello l'hanno pure premiato, questa nocciola. Vari premi, onorificenze, pure. Bella Italia. Sta piacendo? Sì. Tutto moderno, pulito. Negozi, luci. Però non è come a New York. No, come a New York, no. Questo è... un piccolo quartiere, però insomma quel genere là, si capisce. Ci sei stato? A New York? No, Pordenone. Vari anni distaccato, inizio carriera. Com'è, bella Pordenone? Abbastanza. Vuoi sedere panchina? Ma senza toccare seno, perché passano i bambini. È logico. Ti piace andare a ballare? No, a me per farmi ballare mi hanno sparato proprio in dei piedi. No, sparare in piedi non fa male. No, che hai capito? È come si dice, in senso figurato, capito? Cioè, se mi sparano nei piedi, io... non mi piace andare a ballare. Magari ti ci mando con grazia, Ti piace animale? Abbastanza. Cane? Il cane sporco, bisogna portarlo fuori 3 volte al giorno. Gatto? No, c'ho proprio la fobia del gatto. Non piace nessun animale? L'iguana. È colorato. Edmund, com'è stata la comunione? E bravo Edmund, sei contento? Ok Edmund, e vai! Grande Edmund!
Loro sanno sempre dove tornare, sanno dove è casa loro. Non si perdono mai. Te ne è una specie di radar, rindicci da quella. Ma tu invece, dov'è veramente casa tua? Chi sei tu, veramente? Giacchino Strato. O calavrona nire metra su tinto cazzona, pezza fosa appassionata, pizzicarogna, pasta cresciuta e sfugliatella ricettata, ferrare l'acqua sfiatata, uogli pasta frolla. Forbice e lametta fanno amore a baionette, padruanna moglie estate, si signoro chiama cancra, coro fottuto, fronni maggi panzanella, rinutella amara che fu, tinto parapiglie. Frolla, frolla gatta morta, frolla, 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 bastarda carna molla, frolla, 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 carna mia malata, una che è la sola, via mia chi te consola, figlia addolorata, una che è la persa, palombella che non vuole. Non sono proprio bianchi ancora. Questa è solo la prima passata. Pare che è stato al parrucchiere. Non è una cosa bella, lo sappiamo. È una scocciatura alla fine. Però, per qua, ci sta chi gli acceca gli occhi ai poveri cardellucci. Quelli sono criminali, sono assassini. Alla fine questa qua è pittura a tempere, se si sciacqua si leva. Poi quando si accorgono del camuffo è capace che li liberano proprio. È probabile. Ma dimmi una cosa, ma tu veramente stai sviluppando questa app? Come? Cioè, da come mi hanno spiegato, tu metti il telefono vicino, diciamo, al cavallo, il cavallo fa il verso e il cellulare ti traduce. Precisamente. E come fa? È un algoritmo, dottor Pasqua. È difficile spiegarvelo così, eh? No, ma io dico proprio il principio. Lui va a cercare la tonalità. Lui chi? Algoritmo. Ah. Una volta che le ha trovate, la tonalità diventa una serie numerica, poi la divide e alla fine la traduce. Per ora sto sviluppando l'app solo per gli uccellini, ma con un software un po' più pesante. Ci si potrebbe lavorare. Formando un team di scienziati, perché no? Potrebbe essere una rivoluzione, ti rendi conto? Primaria cosa, il mondo diventerebbe tutto vegetariano. Pensate, un'intervista TV a una vacca prima di andare al macello. Pensate che la povera cristiana quanta cosa potrà dire. La gente si commuove, inizia un rapporto, è così. Cosa volete tradurre? Mio dolore. Due vitellini lasciati a stalla. Senza madre. 16 mariti morti. Ora mi attende una fine atroce. E voi siete specie evoluta. Pensa se facevano a te questa cosa. Certo, sarebbe una cosa meravigliosa. Peggio le Facebook, a Twister, peggio i Twister, peggio di quello che ha inventato il computer. Don Pasqua, avete capito che mi trovo tra le mani? A notte, non dormo. Hai ragione. Non è viglianata? No, no, la seconda passata facciamola domani. Voi lo vedete adesso? Adesso lo vedete. Quelle sono le pasticche di Mimì che lo tengono così abbattuto. Altrimenti chi le spaccasse tutto il magazzino. Origione però, Sifilopatico 100-100. Oh, ma è proprio cerebrolese dichiarato. Piglia pure la pensione. E allora quella app dei telefonini per parlare con gli animali? Ma io sono stato pure assente. Ma allora anche voi? Vabbè, del resto, voi parlate con vostra moglie al cimitero. Che bella compagnia.
Parevo vero. Tutti quei calcoli, l'algoritmo. E l'algoritmo è sto cazzo. E meno male che c'è Mimì. Meno male che ha trovato la formula chimica giusta per lui. Signore, raggiungere quello che dice lei richiederebbe perlomeno una dozzina di interventi, questo lo sa, vero? Sì, sì, me lo ripetete sempre, ma... Io riesco a fare tutto con un solo intervento, sia ben chiaro, insomma. Che voglio dire anche da un punto di vista economico, voi andate a risparmiare quasi il 70%, non so se mi spiego, eh. Ho fatto il finanziamento con la cessione del quinto della pensione di babbo. Ah, oh, quindi 30.000 euro ve li danno? Dice 2 settimane per la pratica e poi li versano, sì. Ah, oh, benissimo. Noi qua cominciamo con la liposuzione, no? Poi procediamo a ridurre, siliconare e tutto, però qua ci vogliono perlomeno 3 giorni di ricovero. Questo è un intervento low cost, però insomma, non è che possiamo fare cose arrangiate, signora Bella, questo lo sa. Ma adesso con questo nuovo preparato, devo dire, vedi pure col gioco, sto andando una bomba. A me mi ha prescritto un antidepressivo molto blando, ma mi trovo bene. Oh, se non fosse per Mimì tante cose, tanto entusiasmo, mi ha messo proprio una marcia in più, ecco. Ma lo sapete che col vigor di Mimì mi può ritornare anche lo stimolo sessuale, eh? Sì, sì, sì. Lo so che a voi vi è passato i geni e vi capisco, ma se proprio non vi piace, mica obbligatorio, eh. Ma perché voi... 5.000 euro mi è costata la sesta di Olga, e secondo voi? Noi tutte le sere una cosa bella, svelta, ma carica, diciamo. Per il matrimonio, signor Mimì. In che senso, scusate? Voglio dire, domani mi sposo in municipio. Matrimonio combinato per la pensione, avete capito? Certo, certo. Mi è tutto chiaro. Sapete, il chimico di fiducia deve essere un poco psicologo, un poco mamma, un poco precettore. Optimist 1000, 3 compresse al giorno per 30 giorni. Vigor 100. No, ma è combinato il matrimonio, non... Combinato no, che il femmino non si può mai sapere. Io eviterei figure in merda, altrimenti poi andate in depressione, come si dice, acconciamo una cosa e ne scongichiamo un'altra. Avete ragione. Zipezzi. Che è? Niente, non può cantare. Può cantare? No.
Ma dire di chi sto io? Mo te faccio io come faccio andare. Sto crescendo, no bello caro Dio, quanta cosa che l'ha già imparato. A daire, a do chissà da chi, rimasciata me l'ha da portare. Siete qua, bello mio, lo cantante, c'è una casa, una nena c'è sta. Tu la vita che non è distante, che la nena da ir a trovare. Si la trova che sta c'è dormendo, per la fata vuoi non abbigliare. Ora non fa con le penne, quei cari di tu l'avessi asciutato. Si è affacciata con stallo baraccone, per la rosa l'avessi abbigliato. Quei cari di mi callato, tu stuono, ma battendo cari di la droga che faccio l'amore, sto con la tierra la scuola da qua. Ecco, io l'avevo detto. Adesso mi trovo in difficoltà. Perché in difficoltà? Tu sei marito, puoi fare quello che vuoi tu. Puoi dormire, fare amori, come piace a te. Pare facile. Puoi toccare seno, culo, come faceva Silvestro. Chi Silvestro? Silvestro, il vecchietto dove stavo io prima. Lui toccava seno con mano, poi scendeva. Poi è morto. No, ma che morto. Lui adesso voleva rossa perché lui piace cambiare. Oh. Ha una bella pensione, quasi 3.000 euro. Paga bene. Mi ha fatto tornare nel mio paese, però ha pagato biglietto in prima classe. È bravo. Alloggio. È bella tua prima moglie. È bella, sì. Però togliela da comodino. Eh sì, è una questione di rispetto. Convenienza o no, togli. È giusto. Come faceva Silvestro, come sto facendo io? Ti faccio vedere io. Però spengo luce. Non mi piace fare intimità con luce accesa. Lui mi toccava così e poi scendeva sempre. Scendeva. Scendeva sempre, sì? Sì, sì, scendeva sempre più giù. Sì, così, così. Non è possibile. Una cosa è farla per passione, ma 200 cardellini in poche settimane. Ma come si fa? Come si fa? Ah, così soli femmina forte. Andati. Venite con me. Ma tu, ma tu curra fai questa maretta?
Vado poco, poi, le cartille, il cango, poi, vieni, vieni con me, vieni. Non gare. Quasi 40 km arriva a qua. Ah, ma... Ma devo mettere la maglietta pulita, sapete perché? Perché ho sudato, poi mi ha già pascito e non mi muovo più. Faccio ancora in tempo per il caffè? Come? T'ha stregato! E che t'ha fatto sta femmina, babbo? M'ha fatto innamorare, grazie. La cosa più naturale del mondo. Allora, ho portato sia crema amarena che cioccolato bianco che miele, tutti i gusti. Miele per me. Miele per il nostro amore. Sono stata troppo precipitosa, troppo avventata. Tu tieni il colesterolo a 2,90! Questa roba non te la devi mangiare! Ma che magari il nostro amore non era perfetto. C'erano tante incomprensioni, tanta difficoltà. Mi manca pure a voi, no? Tornati. Solo sigarette. Niente cambio moneta? Niente moneta. E manca poco che vi tolgo pure il vizio del fumo. Guarito così? Di punto in bianco? Guarito, sì. Sicché una volta fatto il colpo, io e voi non ci vediamo più. Ci vedremo meno, certamente. Anche perché vorrei tornare, come si dice, sulla retta via. L'anno prossimo scatta la pensione, io sono pure infartuato. Beh, giusto. Chi ve la fa fare più questa vita? Una volta che vi siete tolti i vizi delle macchinette, poi scatta la pensione. Vabbè, comunque non mancherà occasione. Detersivo, uno straccio, un assorbente per mia moglie. Che sapevo fare l'amore, è bastata una notte sola. Potentissimo. Il vigor di Mimì. Sì, anche. Ma io dico soprattutto il sentimento. Perché buttarti via nelle sigarette, nell'alcol, nelle macchinette, quando accanto a te hai una donna che ti ama? Ma questo gliel'avete già comunicato ad Adriana, sì? Basta con le macchinette, basta parlare con i morti. Siete sicuri di stare bene? Ma è stato meglio. Tanto esso sapeva già, non c'è bisogno che vaghi fino al cimitero. Come sei, come sarai, non te la misa? All'ultima pagina. Sinuosa proprio, eh? Certo, è un primo passo. Azzo, un primo passo. 32 kg. Tu ti sei messa in testa di potermi piacere fisicamente. Che colpa ne ho io se adesso mi piace il fascino androgeno? Sarà la maturità sessuale, passaggio intermedio verso... chi lo sa? 32 kg su assai, lo so. Una creatura 780, praticamente. La bambina che è in te. Accompagniamo a casa. La giacchetta di detersiva Giorgiana. E i modi mandare alla curia, bellezza. Ah, ci sta quella serata a Battipaglia, la sagra della Zizzona. Mi raccomando, trovati un partner, perché là volevano gli strato di grazia. Va bene. Ci pensa. Ciao. Mi sento confusa, padre. Questo intervento estetico. Strato che se n'è andato. O manager mio, che mo ci piacciono le androgine. Papà, poi, si è innamorato di quella rumena che l'ha stregato. Dai valore a tuo corpo come è. E poi, deve pensare soprattutto che l'amore di un padre è cosa infinita. L'amore di un padre
è come l'amore del nostro Signore. Tu ammi miratociata, e a te che l'hai stata, e non ti corra priessa e non ti voglia la tormenta, e non mi firi sto tranquilla, perché tu accai a passare. Ma chi tu fa fa se, che la gente parla, ma chi mu fa fa, lo sapimmo noi o perché. Io e te, io e te. Da quanto tempo stavi qua? Sono arrivata adesso. Hai sentito la canzone? Bellissima. Vabbè, ancora un po' da arrangiare. Sai, ho pensato una cosa, Strato. La nostra storia, in fondo, non fa più schifo di tante altre. Quello che ho sempre detto pure io. Cioè, i problemi erano tutto quanto, i miei problemi sono fatti. Per essere risolti. Dobbiamo credere in noi stessi, nelle nostre potenzialità. Se uno vuole costruire qualcosa, come io canto, un muratore d'amore, un mattone al giorno. Costruisce la sua casa dell'amore, lo so. Voglio un figlio, Stratù. Non posso che aspettare. L'intervento estetico? Voglio piacermi così come su. No, a me mi piace così. Al limite, un po' di dieta. Mi c'è più caffè? Tengo un bar a disposizione. Sanno pure camillucce tripla farcitù. Non è che sono avariata. Però stasera non puoi cantare con me, perché ti ho fatto una sorpresa. Via, ma non ci pensa. Accompagniamo a casa. Portami con te, anche se fuori il cielo si sta per scatenare. Lontano via di qui, qualche straccio riusciremo a rimediare. Portami con te, perché è tempo di arare e seminare, e non è ancora il tempo per imparare ad invecchiare. Tienimi le mani, che le cospargeremo di olio e sale, e le spalancheremo oltre ogni pudore, oltre le parole che stanno per finire. Solo montagne di memoria da smaltire. Sarò vicino a te anche quando non ci sarà più niente da dire. E avremo da mangiare solo un buon pezzo di pane con le olive. Stringimi le mani e lasciamo che si scaldino al sole e trovino la forza di rincorrersi ancora e di perdersi come quasi fosse amore. Trovino la forza di rincorrersi ancora, di sfiorarsi e poi spingersi in fondo al silenzio senza far rumore. E ritornino a giocare ancora tra le labbra socchiuse, nelle fragili pieghe delle nostre anime belle perdute. Thank you.
domani è il nostro giorno. I 200 cardellini finalmente li abbiamo catturati e dipinti tutti di bianco. Sono perfetti per il camuffo. Mi raccomando, Pasquale, massima concentrazione. Se ci scoprono, sono ammazzate. Attilio. Non mi posso tirare indietro. Lo devo fare. Tanto è l'ultima volta. Sto bene. Sto molto bene. Ma tu sei sicuro? Attenzione che Giuffrido non è un pivello, eh! So quello che faccio! Gli va a agganciare Giuffrido! Signor Giuffrida, cercavo proprio a voi, sono passato in ufficio e mi hanno detto che vi trovavo qua. Qualche parente, un anziano zio che improvvisamente... Sono qui per me, signor Giuffrida. Purtroppo ho saputo che non mi resta ancora molto da vivere. E chi ve l'ha detto, scusate? La mia prima moglie. Vabbè, ma voi sapete come sono le ex mogli, no? C'è spesso quel rancore di fondo che... Ma voi siete risposati? Da pochissimo. Ah, ecco che tutto torna, voi campate scendanna. No, ma il caso mio è diverso, mia moglie è morta anni fa. Questo mi dispiace. E allora siete stata avvisata da una voce ultraterrena. Esattamente. Guardate, io adesso ho un'occasione, 990 euro, all included. Ah. Feretro, materiale ecosostenibile. Faccio tutto. Mi raccomando, il carattere deve essere... Mi metto... Guarda, devo mettere pure le lucette, amore. Signor Giuffi, deve essere un carattere, però vi dico... Il carattere, quelli che, belli il carattere che ci vuole è quello che si usa in decisione. Passo da voi all'ufficio, allora. Va bene. Quando vi trovo in ufficio? Che begli esemplari. Complimenti. Grazie. Sono puri? Al 100%, ma è già tutto venduto. Sto aspettando il compratore. E state solo voi con questo tesoro in mano? No, ci stanno i nipoti miei coi cani. Loro allevano sti cani che sono proprio killer. Ma sono bravi ragazzi, Educati, lavoratori. Questi se si sanno allevare sono soldi veri, eh? Sì, si può fare. Ma non è una cosa per tutti. E ci vuole gente esperta, gente del mestiere. Oramai i giovani hanno abbandonato. Non lo dite a me. Tengo tre nipoti, ma nessuno di loro che vuole fare più la campagna, niente. Tutti col telefonino in mano, tutti grandi affaristi. Un attimo, scusate. Chi è? Pronto? Pronto? Chi è? Ma chi è? Si mettono il telefono in mano e sono tutti grandi manager, grandi artisti. Avete ragione. Scusate. Pronto?
passo da voi all'ufficio allora. Vabbè, se siamo in due? Sono in due, no, secondo compito. Non si può mai sapere. Sì, sì, vengo subito. È stato un piacere. È mia moglie. Ha fatto il brodo di pollo. Sapete come sono le donne, no? Poi vedono le schifezze. Tanta volgarità. Pronto? Dove sei? Cosa fai? Vieni a mangiare, non vieni a mangiare. E poi succedono tanta cosa. Tanta disastro. Signor Samontano. Signor Giuffride. Purtroppo lei sa il lavoro che faccio. Ho incontrato un cliente, cioè un futuro cliente. Mi fa piacere. Ma perché mi avessi pigliato, signor Tramontano? Facetemi capire. Azza, chi sta scena a Brescia, cardellina pitturata? E mi volevo pigliare per culo a me, a Lucio Giuffrì. Ma che state dicendo? Come vi permettete? Come mi permette? Che le vedono ancora i vernici? Ma io non capisco. I miei cardilli, il signore, il telefono. Stanno rubati i cardilli. Stanno rubati i cardilli! Vero, sì. Che è stato così? Che s'hanno fatte cartolline! Ma non sanno che sti cosi! Ma che ne saccia! Portatemi i cartilli! Portatemi i cartilli! Fai una cosa, allora tu a che tu vai là! Ti resta il caffè domani! Ma che sta facendo? Ma che non penso? Vanno magnati i cani! Vai, vai! Ti cane, cane! Che ha fatto? Fabre! 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 Pasquale. Pasquale? Pasquale. Tu sei Pasquale. Tu sei Pasquale, capito? Non andare per la provinciale, stanno i posti e blocca. Però qua teniamo tempo. A rischiare? Ma per l'amor di Dio. Vai, vai in campagna. Vai, vai, vai. Come vi chiamate voi? Come vi chiamate? Tu come ti chiami? Pasquale Cardinale. Sta pure. Io Palatone, capito? Palatone. Io Palatone. Io tuo suocero. Il suocero, questo qua è il suocero. Antonino da Spesa. Pronto? Antonio, sono tutto il caffè. Tutto a posto, tutto il caffè, stiamo arrivando. No, non venite più, anzi liberatevi immediatamente della gabbia. E perché? Ci hanno fottuto, ci stanno antifurto satellitare sopra. Maronna, ferma! Fermate! Fermate! Ma... chiudete bene i finestrini! Li vedete già a me, che? Tutto bene! Non mi muovete, mi raccomando! Tieni questi due te là! Sì, sì! Vabbè, Sara, vabbè! Vabbè, Attenzione a rientrare. Manca la forza di gravità. Ma sente una gira come un palloncino. Piano però ragazzi, aspettiamo prima che si attestano e poi entriamo. Le cartille stanno pure. Basta! Ti blipp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 lip
giù. Cinquetta. Ma scuola tutto bene? Asso tutto bene. Quello cinquetta. Ma ci posso. Si vede la botta di sangue, il precedente infarto. Ehi, arrivano i cani, ammugenti. Mangiate pure i cani, che bellezza. Vai, vai, vai. Vai, vai. Thank you.
pensava, ma te pensava assai. Sarà sto cielo nero e sto sfaccimme viente, o viente terra o viente mare, da sti giornate senza sole. Un baio a te pensava e mi chiagnevo cuore. Ma vola, vola, vola e se ne va. Sto cielo vola e non si ferma mai. Vola, vola, vola e se ne va. Un basto tempo vola e non si ferma mai. Se ne va, sto cielo vola e non si ferma mai. Sto crescendo lo bello gardello, quanta cosa della giambarà, a da ira, a da chissà, a da chilla, l'immasciata pomata purità. Senta qua, bella mia, l'ordinanza, c'è una casa, non è, non ci sta. Sulla vita che non è distante, che la nenna da ir a trovare. Se la trova che sta c'è dormendo, per la fata quell'unna piglia. Ora non fa con le penne, quei caratteri tu l'avessi asciata. Si affacciata posta al paracone, per la rosa l'avessi a pigliare, quei caratteri mi callato da stuone, ma battenna caratteri naturale. La trova che face l'amore, sto quartiere nascuna da ca, vi cancella dritta allo cuore, e lo sangue d'un mare da portà. Ma si pensava a te, chiano chiano, zitto zitto in cellale a costare. Si afferrava da nuovo la mano, presto un bietto tu l'hai da zumbare.